Diamo inizio alla campagna per l'affido familiare, la campagna per l'affido familiare in cui vedrà protagonisti i nostri ragazzi. Noi crediamo molto nell'affido familiare e nell'attuazione del disposto legislativo sull'affido familiare, che bisogna innanzitutto avere un conforto alla famiglia in difficoltà e poi in caso di affido, perché c'è una fragilità, vi è l'affido intrafamiliare e poi familiare, e quindi quello che noi stiamo professando è la cultura dell'affido familiare. E altro aspetto è che purtroppo le famiglie, che in Abruzzo sono circa 7.300 con figli diversamente abili, non hanno un supporto reale e concreto, pertanto vogliamo convertire e far sì che tutti gli operatori del sociale, gli educatori, diano conforto a tali famiglie con l'affido leggero. Dobbiamo riflettere, noi genitori abbiamo difficoltà a volte nel gestire un minore adolescenziale. Immaginiamo la difficoltà e l'opera delle strutture dove vi sono tutti ragazzi con delle problematiche e pertanto una maggiore difficoltà. Con l'affiancamento, cioè il supporto anche ecclesiastico, delle famiglie che prendono in affido un minore, quindi maggior tempo di poterli seguire, ovviamente si va a attuare quello che sia un circuito positivo. C'è molta solitudine, si pensa che non si possa procedere, intervenire all'affido familiare, non è così. Abbiamo fortunatamente nell'ambito della magistratura una sensibilità e un'umanità importante, abbiamo la struttura e la nomenclatura legislativa che va rema a favore dell'affido familiare, anzi il dettato è proprio quello, ed quello che noi evidenziamo col tavolo per l'affido e anche sulla disabilità, porteremo innanzi in giugno innanzi al Parlamento una riforma legislativa di semplificazione per riconvertire realmente il sistema e far sì che ci sia chiarezza, trasparenza e attuazione di quello che è la ratio reale, concreta, non teorica, del supremo interesse del minore.